funzione del nuovo ospedale era, erano gli anni dal 2005 al 2010, con la giunta Marazzo, aveva aperto grandi speranze e aspettative non solo nei cittadini del capoluogo, ma anche della provincia. Pensavamo che si potesse costruire una sanità di qualità e di livello alto. Oggi dobbiamo rimpiangere il vecchio ospedale Umberto I di Viale Mazzini, con tutti i suoi difetti. Si diceva che questa costruzione fosse all'avanguardia per la sicurezza antisismica, per l'architettura, per l'organizzazione dei servizi e dal punto di vista alberghiero. Forse questo ospedale Spaziani è nato sotto una cattiva stella, perché abbiamo dovuto lottare sin dall'inizio per dargli un nome e per inaugurarlo, perché non c'era nemmeno questa volontà da parte della giunta Marazzo, che l'aveva costruito, e della giunta Polverini, che gli è succeduta e che tardava a questo, a dare esecuzione a questa compito. E da allora, dall'inaugurazione, le dichiarazioni degli esponenti del centrodestra e del centrosinistra, da De Angelis a D'Abruzzese, erano a favore della costituzione di un ospedale di secondo, di idea, di secondo livello, che non è mai arrivato. Dopo la cura Polverini e la cura Zingaretti, la realtà è la seguente. C'è subito un impatto terribile con l'ospedale di Frosinone. Non esiste un punto di ristoro, non esiste la libreria, non esiste un'edicola, non esiste una biblioteca, ma quello che è peggio è che il cittadino o il paziente si imbatta in una realtà di abbandono e di degrado. Se vai al bagno manca la carta igienica e il sapone. E non c'è traccia di questo, non nei bagni dei servizi, ma nemmeno nei bagni dei reparti. C'è un cittadino che si è rivolto a noi e ci ha lasciato 10 euro e ci ha detto: portateli all'ASL, almeno finalmente comprerà la carta igienica. I bagni spesso si rompono e per rimetterli in funzione ci vogliono settimane e mesi, e se si va intorno, da quando si entra, per esempio, c'è un telefono pubblico abbandonato che non funziona da anni, e chi non ha il telefonino o non è capace di fare altro, è difficile comunicare con le persone interessate. Non esiste un'emisuperficie nel nostro ospedale, in questo ospedale moderno, eppure è stata finanziata almeno 3 volte, progettata, approvata, ma mai realizzata. Non esiste nemmeno il nostro ospedale, è inqualificabile perché non è nemmeno di primo livello, perché mancano alcune figure che dovrebbero essere permanentemente titolari al pronto soccorso, ma non ci sono, cioè il cardiologo, l'ortopedico, l'anestesista, il geriatra, e il radiologo, che attualmente c'è ma a Sinziuzzo, quasi col termine. E comincia da qui, dal pronto soccorso, per la mancanza di queste figure, il calvario di chi si rivolge al pronto soccorso per essere assistito. Ed è facile quindi, per questa condizione, per le cose che diremo, che si registra una fuga dal pronto soccorso da parte del 15% dei cittadini che si rivolgono a questa struttura, mentre su scala nazionale il 7%.
per cercare di riparare a questa questione si è inventato la Bufest, che funziona solo nei giorni festivi e solo per 6 ore di lutto, mentre la guardia medica funziona nei giorni festivi e prefestivi per 12 ore e anche per i turni notturni, con l'obbligo di visite interne e visite esterne. La ASL ha fatto una delibera che obbliga la guardia medica, che è nazionale, per dirottare i pazienti verso l'Ampofest per visite interne, perché altrimenti non ci sarebbe andato nessuno, quindi per assicurare un minimo. C'è un servizio di medici di famiglia per i codici verdi solo di giorno, e quindi queste cose che stiamo dicendo sono tutti aumenti di costi molto alti. Immaginate che per la coordinatrice del servizio di pronto soccorso per i medici di famiglia c'è un appannaggio mensile di 2.000 euro, cioè 24.000 euro l'anno. Nel documento che vi presenteremo è stato cancellato questa frase dei 2.000 euro, perché era stata messa sotto la dizione di coordinatrice dell'Ambufest, l'abbiamo cancellato e l'abbiamo detto nella relazione. E quando entri al pronto soccorso, tu aspetti, chi ha avuto questa esperienza, anche giornate, ore enormi, per un posto letto che non arriverà mai, per cercare anche di riparare e di andare incontro ai pazienti. Sono state ordinate nel mese di luglio dello scorso anno 17 barelle, ma non sono mai arrivate, ancora oggi non arrivano. Mancano posti letti e personale. Il distretto B, che è quello di Frosinone, insieme al distretto A, che è quello nord, cioè centro-nord, la popolazione è circa 300.000 persone. Dovremmo avere a rigore di legge 900 posti letto. Ce ne sono poco meno della metà. Le sale operatorie dell'ospedale funzionano a scartamento ridotto per mancanza di anestesisti. Ce ne sono 2 chiuse al primo piano, che erano state costruite per la cardiochirurgia, che non è mai arrivata, pur pagando per anni il primario cardiologo, e 5 funzionano a scartamento ridotto per i motivi che abbiamo detto. Immaginate che nelle sale operatorie manca l'amplificatore di brillanza, cioè un apparecchio che serve per illuminare, per operare bene. Non ci sono. Se era stato preso in prestito quello della cardiologia, si è guastato anche quello ed ora usano quello del reparto della VOC di endoscopia. Le degenze sono lunghissime per l'esecuzione di esami strumentali diagnostici con costi elevati. Per fare un TAC, un'ecografia, un elettrocardiogramma passano 10-15 giorni, cioè tenete presente che un posto letto costa 1.000 euro al giorno. E lo capite perché? Mancano i primari, si nominano i responsabili in base all'articolo 18, e questo significa che in un reparto si possano succedere 2, 3, 4 medici a norma dell'articolo 18 e crea conflittualità. A radiologia in 2 anni sono cambiati 4 responsabili, medici responsabili di reparto.
è stato fatto un concorso per il primario di ematologia che sta nel reparto di Frosinone solo due, massimo tre giorni alla settimana, gli altri giorni li passa a Roma per impegni che noi non sappiamo a favore di chi. E prima che fosse nominato questo primario, il reparto di ematologia funzionava bene lo stesso. I medici dell'ematologia venivano anche all'ambulatorio della terapia anticoagulante, non c'erano problemi con la nomina del primario di ematologia, sono sorti problemi, cioè si ostacola la funzione e il servizio, si mette in discussione il servizio di questi medici all'ambulatorio DAO, perché si dice servono al reparto. Prima senza il primario era possibile, oggi con il primario non è possibile più. È stato inaugurato recentemente e nominato un primario di neurochirurgia, ma non c'è né l'equipe e né il reparto, cioè non c'è un'equipe medica di questa specializzazione e non ci sono e non c'è il reparto con posti letto. E in questa condizione non si può operare, ma il primario opera lo stesso perché ha avuto l'autorizzazione a voce da qualcuno, e se qualcun altro dice che è fuori legge, su di lui vengono scaricati i fulmini e immediatamente i provvedimenti di carattere sostitutivo. L'ospedale è senza un direttore, è stato senza un direttore sanitario da tanto tempo, perché la dottoressa Lucidi aveva assunto le funzioni di direttore sanitario della ASL ed faceva le funzioni di direttore sanitario dell'ospedale un sostituto, un supplente, e improvvisamente questo supplente, che è andato avanti per tanto tempo, non è diventato incapace, e dalla ASL parte una nomina a dirigente dell'ospedale di Frosinone del direttore sanitario dell'ASL, che contemporaneamente è anche direttore del distretto C di Sora. Però, siccome si sono accorti che non potevano andare bene tre incarichi, ospedale di Frosinone, distretto e dirigente dell'ASL, dopo 24 o 48 ore arriva un'altra nomina, cioè in 48 ore si nominano, si sostituisce quello che c'è e se ne nominano altri due. Ecco, diciamo questo per capire il metodo della direzione di una ASL o di un ospedale così importante. E i medici dell'ASL e ospedalieri è frequente che abbiano il doppio incarico. E non parliamo, vogliamo aggiungere che questa situazione viene aggravata dal fatto che i medici, c'è una carenza di personale, abbiamo detto, di personale medico e infermieristico, mancano i posti letto, c'è la fila al pronto soccorso, e perché è un quadro d'insieme che fa spavento. Quando si rompe la macchina ci vogliono mesi ed anni per riparare. Voi pensate che i reparti importanti, per esempio la chirurgia, si è rotto l'ecografo da mesi e nessuno provvede a ripararlo o a sostituirlo.
A medicina, che è un altro reparto importante, c'è un ecografo che non è più a norma, cioè che non è più previsto dal protocollo, ma c'è soltanto quello. E manca, non esiste un semplice spirometro che è essenziale per verificare l'idoneità dei pazienti quando deve essere operato. Per riparare un semplice flussometro per l'urologia si è impiegato un anno e i pazienti erano dirottati verso Cassino o altro. Pensate che in questo nostro ospedale non c'è possibilità di eseguire un esame importante che si chiama PEG, cioè gastroscopia endoscopica percutanea, che serve per sapere come alimentare un paziente che non può mangiare e che ha subito la trachettomia. E in un ospedale moderno questi pazienti, che possono stare in tutti i reparti, vengono alimentati con una pompa di infusione. All'ospedale nostro si alimentano ancora con la siringa a mano. Nell'oculistica, nel reparto di oculistica, per un'operazione di cataratta passano 9 mesi, mentre a Sora c'è qualche giorno. È lo stesso primario e si fanno 2 graduatorie, se ne potrebbe fare una unica e quindi operare le cataratte a Sora e a Frosinone, ma con tempi molto corti. Alla neo e al reparto di oculistica non si può fare un esame di campo visivo, che è un semplice esame necessario per i ricoverati e per gli altri. Nel reparto di neonatologia ci sono 3 medici su 8 di organico. Di notte questa situazione che vi abbiamo descritto peggiora. Perché? Perché a cardiologia c'è un solo medico che però deve fare la consulenza al pronto soccorso. Se arriva uno grave al pronto soccorso e uno grave al reparto, uno resta senza assistenza. Nel reparto di medicina, ematologia, ematologia e malattie infettive c'è un solo medico di turno. Nella neonatologia la stessa cosa, che deve provvedere alla pediatria e alla sala. Ecco, il personale lavora in queste condizioni difficili, che sono tutte legate. Non si può dare la colpa quando si arriva al pronto soccorso, che è colpa del pronto soccorso, ma c'è questo meccanismo infernale che fa lavorare la gente malamente e sono a rischio i pazienti, è vero, perché in queste condizioni l'errore è più facile, ma sono a rischio anche il personale medico, perché è costretto a turni di lavoro anche di doppi e di tripli turno qualche volta. Al personale noi vogliamo solo dire che sarebbe opportuno, ecco, costruire insieme, realizzare insieme un rapporto umano tra medici e pazienti e operatori sanitari, che è molto carente in questo ospedale, e la responsabilità naturalmente attiene agli operatori, ma attiene anche ai dirigenti, che non impostano il rapporto tra personale e paziente in modo umano, civile, serio, che tende ad alleggerire il peso della malattia e del dolore.
Gli appalti ormai non si contano più, la sanità privata la fa da padrona nella provincia di Frosinone perché è superiore al 50%. L'emergenza 118, la manutenzione, la lavanderia, il CUP, la vigilanza alla portineria di pomeriggio, la lunga degenza, gli ospiti, l'assistenza domiciliare, il vitto che è immangiabile. E si riducono all'omicidio le strutture pubbliche, come il CAD. Non c'è controllo dell'appropriatezza di tutte le prestazioni che fa il privato e si vivono drammi come quelli che vi racconteranno le testimonianze. Ma la cosa che è apparsa a noi subito è che gli appalti sono uno sfruttamento bestiale, incivile e violento dei lavoratori, anche se legale. Ed è una forma che bisognerebbe cancellare. Perché quando sono nell'ospedale di Frosinone, con una dirigenza regionale che conosciamo, c'è un'azienda che ha preso l'appalto che si chiama Manutencoop che non fa niente, ha preso solo l'appalto e guadagna. La dà in subappalto e guadagna quella del subappalto e al lavoratore che ha 60 anni gli dice se vuoi questa qualifica va bene, se no te ne puoi pure andare a 60 anni, non puoi andare a trovare lavoro altrove. E se poi gli serve qualcuno si rivolge all'agenzia, quindi su un appalto di un servizio c'è sta la mano del coppio, c'è sta il subappaltante, c'è sta l'agenzia e sul lavoratore ci devono guadagnare tutti e tre. Ecco perché il salario è basso, è incivile. Il personale di vigilanza per 25 notti passate all'ospedale prende 850 euro mensili. Su queste cose non c'è rivolta sindacale, non c'è rivolta degli eletti che avrebbero questo dovere. E questi parametri che vi abbiamo detto non rispondono al bisogno di sanità, al rispetto della dignità umana, non sono efficienti, non sono efficaci, non sono appropriati, soprattutto manca anche l'economicità. C'è una mobilità passiva enorme e in una provincia come la nostra mandare la gente fuori e spendere decine di milioni ogni anno, 30, 40, 50, forse più, è un delitto perché queste risorse dovrebbero rimanere nella nostra provincia perché non sono solo queste, sono tutte le risorse che i familiari dei pazienti poi portano fuori quando devono assistere il loro caro. Ci è stato detto da 20 anni ci dicono e si teorizza che si chiudono gli ospedali perché c'è il potenziamento delle strutture territoriali, dei servizi territoriali, c'è stato anche ripetuto, sono state costruite le case della salute, ma le case della salute, gli acufest, i servizi medici di famiglia non hanno risolto il bisogno di salute di tutti i cittadini di questa provincia, anzi si sono aggravati anche con gli appalti. È una domanda a chi dirige o anche gli eletti della nostra provincia se lo dovrebbero porre per vedere come invertire questa tendenza. I tempi di attesa sono biblici e li conoscete tutti. Un anno per la colonoscopia, per un ecocardio Doppler agli arti inferiore, per le visite oculistiche, 8 mesi per un eco Doppler cardiaco, per un holter pressorio, per un holter cardiaco, apparecchi che costano pochissimo, basterebbe acquistarne qualcuno a Frosinone, a Sora, a Cassino per risolvere il problema. E mentre c'è tutto questo si chiude il reparto di
riabilitazione cardiologica, perché il medico è andato in pensione ed è meglio chiudere, perché così è più facile. L'hanno mandato in pensione, la cosa è diversa. Quindi noi pensiamo che bisogna uscire subito da una realtà di questo tipo. I consiglieri regionali non ci sono, cercheremo di insistere e di avere un rapporto con loro e con i parlamentari, perché pensiamo che bisogna avere interventi immediati per eliminare tutti i difetti che si possono immediatamente eliminare, e che bisogna elaborare insieme un progetto che nel giro di un anno, 18 mesi, rovescia questa realtà di dramma che noi viviamo. E pensiamo che tra Ladri, Frosinone e Ceccano si debba costruire un'organizzazione sanitaria che sia il centro dell'assistenza e dell'organizzazione per la cura e i bisogni di salute della nostra popolazione per l'intera provincia. Non possiamo per un hospice andare a Cassino o a Isola Liri, o per la Lungo di Cenza andare alle strutture private, perché abbiamo la dimostrazione che il privato non è bello, è spreco di denaro e soprattutto è una condizione che ci porta alla distruzione nel giro di qualche anno, se si continua così, della sanità pubblica. Noi non ci fermeremo con l'incontro di oggi. Pensiamo anche di costituire organismi territoriali con le associazioni, coordinamenti, comitati a difesa dell'ospedale e della sanità pubblica, a organizzare giornate di incontro con i cittadini, con le organizzazioni sindacali, con i sindaci che sono assenti e avulsi da questa realtà. E il documento che vi distribuiremo è solo la prima bozza, perché noi vogliamo, dopo l'incontro di oggi e con gli arricchimenti che verranno, completarlo anche con altri dati che ci debbono arrivare, e chiederemo anche subito un incontro con la Commissione regionale della sanità. In queste condizioni naturalmente noi pensiamo che ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità. Se la situazione politica è cambiata davvero e si vuole marciare per il cambiamento, noi questi segnali di cambiamento li vogliamo da subito. Bisogna sostituire chi ha prodotto questa realtà. Non si possono distribuire milioni di premi ogni fine anno per una dirigenza che è inadeguata e che ha prodotto solo danni alla sanità di questa provincia.